Bella a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Quest'oggi siamo su un nuovo video e siamo sul terzo episodio di Giovani Talenti da acquistare, però stavolta su FIFA 19. Allora raga, voglio portarvi di nuovo un video del genere perché mi va. Allora, in porta c'è Luca Crosta, overall 74, scusate, 64. Ruolo portiere, età 19. Allora, ha un valore di 800.000 euro, più o meno vale sul milione, un milione e mezzo. Andiamo a vedere le statistiche. Allora, portiere 63. Allora, è la fazione 60, forza 62, di attività, vabbè. Gli attributi del portiere. Allora, tuffo 63, presa 63, rinvio 64, riflessi 65 e piazzamento 63. È un portiere del Cagliari, ottimo come prospettiva, mi raccomando prendetelo e fatelo crescere molto. Passiamo al terzino destro e si chiama Timothy Fosu Mensah, se non mi sbaglio si dice così. Ottimo giocatore, overall di 74, ha l'età di 19 anni. Fortissimo, può fare sia il difensore centrale che il suo ruolo naturale, ovvero il terzino destro. Allora, accelerazione 86, velocità scatto 89, agilità 76, poi elevazione 76, resistenza 74, forza 81, aggressività 85, intercettazione 72. Vabbè, bla 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 e altre cose. Allora, Mensah gioca nel Manchester United, come detto poco fa, a 19 anni, e ve lo straconsiglio. Passiamo al difensore centrale, che in questione si chiama Omar Solet, o Solet, non lo so. Ha un overall di 63, fa il difensore centrale, età di 17 anni. Guardate l'età, 17 anni. Andiamo a vedere gli attributi. Allora, elevazione 72, poi forza 66, pecca in questo forse come difensore, poi aggressività 61, poi precisione testa 71, poi controllo piede 64 e via dicendo altri attributi. Allora, se voi prendete questo giocatore all'inizio e lo fate crescere, una bomba, è una bomba. Ok, passiamo all'altro difensore centrale, forse in pochi lo conoscono, Declan Rice o Reese. Ha un overall di 67, fa il difensore centrale e può fare sia il CDC, età 18, e andiamo a vedere gli attributi. Allora, elevazione 71, forza 72, poi intercettazione 65, aggressività 63, poi precisione testa 63, controllo piede 70 e via dicendo altre cose. Anche lui ve lo consiglio, gioca nel West Ham. Io l'ho provato nella mia carriera personale ed è cresciuto fino a 87, è cresciuto da me, poi non so da voi quanto crescerà, e ve lo consiglio di acquistarlo su FIFA 19. Passiamo al terzino sinistro, ora c'è Gianluca Itter, overall 67, gioca nel Wolfsburg, è idro tedesco se non mi sbaglio. Fa il terzino sinistro, età 18, e gli attributi, come attributi ha l'accelerazione 70, velocità scatto 68, poi resistenza 66 e via dicendo altre cose, passaggio lungo, passaggio corto, marcatura, potenza tiro e altre cose. Anche lui ve lo straconsiglio perché come prospettiva non è male, ha un valore di 1.400.000. Può crescere fino a 85, 86, 87, 88, non mi ricordo. Comunque non l'ho ancora provato e su FIFA 19 sicuramente lo acquisterò. Passiamo al ruolo di centrocampista centrale. Il primo nome è Regin Harper, overall 61, non fate caso all'overall. Allora, età 17 anni, il giocatore vale intorno ai 500.000 euro, 1 milione, anche 1 milione e mezzo, dipende. Allora, Regin Harper ha delle buone
potenzialità. Allora, come statistiche ha passaggio lungo 70, poi passaggi, equilibrio, aggressività, forza, vabbè, un po' tutto. Ve lo straconsiglio anche a lui perché è Reggie Marper, io l'ho provato e mi è cresciuto fino a 90, non vi sto scherzando, 90 mi è arrivato. Passiamo all'altro centrocampista centrale, Francesco Cassata. Allora, Francesco Cassata ha un euro di 69, gioca nel Sassuolo e all'età di 20 anni, non ha 17, 16 anni, 18 anni, 19, guarda, però ha 20 anni, però è ottimo come prospettiva. Forse in pochi lo conosco Francesco Cassata. Allora, come attributi ha reattività 72, aggressività 75, controllo palla 75, passaggio corto 74, poi dribbling di 70 e via dice, passaggi 68 e via dicendo altre cose. Ha un valore di 1 milione e 8, 2 milioni, anche 3 milioni se è il caso. Io ve lo straconsiglio anche a lui. Acquistatelo assolutamente, fatelo crescere con gli allenamenti, eccetera, eccetera. Può servire tipo, non lo so, tipo hai tipo la Juventus oppure l'Inter, il Milan, il Napoli. Fallo giocare tipo in Coppa Italia, in queste competizioni così. Oppure oppure in campionato con partite meno forti di quelle principali, diciamo. Passiamo a come COC. E in questione stiamo parlando di Ben Woodburn, o Burn, non so, ha un euro di 65, è da 17 anni, può fare sia il COC che l'esterno sinistro che l'attaccante centrale, quindi attenzione a questo giocatore, ha un valore di 1 milione e 100, ma può valere anche 2-3 milioni, anche lui benissimamente. Andiamo a vedere gli attributi. Allora, ha l'accelerazione 82, velocità scatto 73, agilità 79, equilibrio 79. Poi, altri attributi, poi come caratteristica classe, guarda, cioè vi faccio capire tutto, come caratteristica la classe, mamma mia, tanta roba. Anche a lui lo straconsiglio, mi raccomando, acquistatelo su FIFA 19. Attenzione raga, come bonus c'è questo giocatore, Adrien Bongiovanni, è belgo, credo italo belgo perché il cognome mi sembra italiano, euro 63, è da 17 anni, fate attenzione a questo giocatore il prossimo anno, il valore è di 725.000 euro, ma può valere anche 1 milione, 1 milione e mezzo. Andiamo a vedere le caratteristiche. Allora, equilibrio 80, poi che ha? Controllo palla, il dribbling un pochino, la finalizzazione, poi passaggio lungo, passaggio corto e potenza tiro un poco. Mi raccomando, acquistatelo subito a inizio carriera, lo fate crescere e poi scrivetelo in campo perché è ottimo. Passiamo all'esterno destro, lo conosceranno in molti lui, si chiama Dennis Man, vabbè, man. Ha un euro di 69, può fare sia l'esterno destro che l'attaccante, ha un valore di 2 milioni e 2. Andiamo a vedere le caratteristiche, accelerazione 76, velocità scatto 74, agilità 71, forza 72, freddezza 72, aggressività 68, potenza attacco 76. Poi controllo palla 73, dribbling 71, poi via dicendo altre cose. Anche lui ve lo straconsiglio, come ho detto con tutti, perché vi consiglio tutti. E niente, raga, fate attenzione a lui. Passiamo all'esterno sinistro, Jadon Sancho, ha un euro di 68, gioca nel Borussia Dortmund, ha l'età di 17 anni, fa l'esterno sinistro. Andiamo a vedere gli attributi. Allora,
Come attributi ha accelerazione 86, velocità scatto 83, agilità 84, equilibrio 79, poi controllo palla 73, dribbling 79, come caratteristiche ne ha ben due, sia la classe che il vibratore tecnico, cioè per farvi capire, ma lui ve lo... vabbè, l'ho detto già, però ve lo straconsiglio anche a lui. Ok, passiamo ora all'attaccante. Ha 19 anni, si chiama Tammy o Tommy, non lo so, vabbè, Tammy Abram, manovolo di 74, ha 19 anni, cioè ha 19 anni e ha manovolo di 74, ha un valore di 9 milioni e mezzo e gioca nel Chelsea. Andiamo a vedere gli attributi: accelerazione 80, velocità scatto 84, elevazione 71, resistenza 71, forza 83, reattività 72, poi freddezza 70, posizione attacco 74, poi controllo palla 70, dribbling 68, finalizzazione 74, precisione destra 72, potenza di 75, rigore 72 e vi dicendo altre cose. Allora, lui è un ottimo attaccante di prospettiva, mamma mia, tanta roba di prospettiva. Mi raccomando, acquistatelo subito, l'allenate e lo schierate in campo, se non la prima, la seconda stagione. Ok, questi erano i miei 11 titolari, raga. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel pollicione in su, commentate, iscrivetevi al canale e ci rivediamo in un prossimo video. Bella ragazzi.